comunque diciamo che Vanni ha avuto l'ergastolo mentre Locchio ha avuto 30 anni. La sentenza è ancora in corso, sentiamo un attimino. Mainardi Arriana e Mainardi Laura, della stessa misura di cui sopra, quando Rontini Renzo e Fisten Sanguini, della misura di lire 26.160.000. Con l'audio molto basso, qui studio. Quando a Travelli, Serge Bernard e Morion Marise, nella misura di lire 20.480.000, di cui lire 20 milioni per onorario, quanto a Rontini Marzia, nella misura di lire 19.800.000, di cui lire 18 milioni per onorario, quanto a Valtro Sorens e Rusci. Tutte le spese di parte civile come sopra limitate sono gravate di IVA e CAP come per legge. Visto l'articolo 530, cose procedura penale, assolve Corsi Alberto dal diritto a lui ascritto perché il fatto non sussiste, e Faggi Giovanni dal diritto a lui ascritto per non aver commesso il fatto. Dichiara non dovesse procedere nei confronti di Lotti Giancarlo, non dai diritti di cui ai capi B ed F, perché il concesso di attenuanti generiche ricorrenti alle contestate aggravanti di cui al secondo comma dell'articolo 410 codice penale, i reati sono estinti per intervenuta prescrizione. Dichiarando che si procede nei confronti di Lotti Giancarlo e Vanni Mario, in ordine al diritto a lui ascritto, in ordine al diritto di cui al capo Q e alla contravenzione di cui al capo D ed L, per essere detti reati estinti per intervenuta prescrizione. Dichiarando che si procede nei confronti di Vanni Mario, in ordine alla contravenzione di cui al capo P, per essere reati estinti per prescrizione. Allora torneremo tra pochissimo evidentemente a collegarci con Mimmo Tartaglia per conoscere nei dettagli questa sentenza, ma adesso sigla. Il Presidente leggeva la sentenza, io riproporrei i primi 20 secondi quando c'è la condanna di Vanni, può partire il sonoro. E mi devo andare, dobbiamo andare. Dichiara Vanni Mario colpevole di tutti i reati a lui ascritti, esclusi quelli di cui è capo D, L, P, Q, ritenuta la continuazione fra i reati. Non ascoltiamo il sonoro. Lotti Giancarlo, colpevole di reati a lui ascritti, esclusi quelli di cui è capo B, D, F, L e Q. Ritenuta la continuazione fra i reati e concessi le attenuanti generiche da ritenersi equivalenti alle contestate aggravanti. E visto gli articoli 530 seguenti codice procedura penale. Mi sentite? Ecco, questo era il Presidente che leggeva la sentenza. Vi diciamo subito che quindi che Vanni è stato condannato all'ergastolo e invece Lotti è stato condannato a 30 anni, anche al risarcimento dei danni in solido. Gli altri due imputati, minori, Faggi e l'avvocato Corsi, invece sono stati assolti. Un successo sicuramente per l'accusa. Abbiamo con noi Michele Giutteri, che è capo della squadra mobile, l'uomo che in qualche modo ha consentito che si realizzasse questo processo bis e portasse alla sbarra i cosiddetti compagni di merende. Che cosa pensa di questa sentenza, dottor Giutteri? Ma penso che si tratta di una sentenza molto equilibrata, è stata un'indagine molto compressa, difficile, scandita da ritmi veramente stressanti sotto l'aspetto prettamente investigativo, ed è una sentenza importante perché dà la conferma dell'ipotesi investigativa della squadra mobile della Procura della Repubblica che i delitti attribuibili al mostro di Firenze non erano, come si era pensato, delitti di un serial killer solitario, come anche aveva suggerito negli anni Ottanta la scienza criminologica, bensì delitti di più persone, delitti di gruppo. Questo mi sembra che sia il riconoscimento più importante, l'elemento più qualificante dell'indagine, confermato da adesso da una sentenza della Corte d'Assise. Dottor Giuteri, in qualche